Ora Segue. si registrerà la conferenza. Eccoci, eccoci qui, benvenuti, buongiorno, benvenuti a tutti al secondo appuntamento del dialogo con le istituzioni chiamato ASOC Talk, che è un'iniziativa che portiamo avanti col progetto Scuola di Open Inclusione quest'anno per la terza edizione. Io rivolgo un ringraziamento a tutti i presenti diciamo, sarà una giornata importante questo, un momento importantissimo di confronto tra le istituzioni qui presenti, i team presenti, gli studenti, i docenti del progetto Scuola di Open Coesione. È uno dei momenti più rilevanti e forse anche più emozionanti per noi e per i ragazzi, per gli studenti che seguono il progetto, cioè anche per gli ospiti illustri che partecipano a questi incontri, perché è uno l'incontro con le istituzioni, quindi il mettere insieme appunto le esperienze maturate dai ragazzi con appunto le risposte istituzionali, quindi i riscontri istituzionali rispetto ai progetti che i ragazzi, le ricerche di monitoraggio civico che i ragazzi hanno portato avanti durante l'anno scolastico, è uno dei valori aggiunti, dei valori più importanti del progetto a scuola di Open Coesione. Dicevamo, siamo alla terza edizione di ASOC Talk. ASOC Talk naturalmente è stato concepito fin dall'inizio come un premio ovviamente, e poi diremo perché appunto sono state premiate le scuole di oggi, ma soprattutto come un'esperienza. Il progetto Scuola di Open Coesione è un'esperienza molto importante, dura tutto l'anno scolastico, porta a conseguire competenze di tipo trasversale, quindi non soltanto specifiche sui temi dell'elezione, delle politiche di coesione, del monitoraggio civico, dei dati aperti, eccetera. Però appunto crea una comunità come dire, di persone, di intenti e di valori. Ed ecco perché siamo qui noi oggi. La terza edizione di ASOC Talk cade anche in un anno molto importante, l'anno europeo dei giovani, nel 2022. Quindi la Commissione europea ha deciso, insomma, ha nominato il 2022 anno europeo dei giovani per porre al centro delle azioni e anche delle istanze, delle politiche comunitarie, appunto, le giovani generazioni. L'idea è quella, con gli ASOC Talk, naturalmente, di mettere a confronto i lavori eseguiti, i lavori portati avanti dalle scuole che hanno partecipato al progetto la scuola di Open Coesione nell'ultima edizione, quindi 2021-2022, con i referenti istituzionali che hanno a vario titolo, possono intervenire appunto nel rispondere, nel dare risposte ulteriori alle domande, agli stimoli provenienti dalle scuole. ASOC Talk è un premio, come dicevamo, e in particolare è un premio che si rivolge naturalmente, è un momento premiante, il momento premiante delle scuole che sono classificate prime nelle graduatorie regionali e anche in alcuni casi di scuole che hanno vinto menzioni speciali. Poi lo diremo nello specifico presentando ogni singola scuola, ogni singolo appunto istituto presente oggi. ASOC Talk è un'iniziativa naturalmente, come dicevamo, del progetto Scuola di Open Coesione che a sua volta
è un progetto del Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostenuto, cioè supportato da diversi partner istituzionali, dalla Commissione europea, dalla DG Regio della Commissione europea, dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea, Ministero dell'Istruzione, Senato della Repubblica, le nostre regioni partner, vediamo qui alcuni rappresentanti anche delle nostre regioni partner e naturalmente l'Agenzia per la Coesione Territoriale. Adesso naturalmente è arrivato il momento di presentarci. Chiederei a tutti, anche nella fase di dialogo e di discussione più avanti, di essere, insomma, di rispettare i tempi, di essere brevi anche nelle risposte, 5-7 minuti per i nostri gentili ospiti. E naturalmente i ragazzi hanno avuto già indicazioni per realizzare il loro pitch, la loro presentazione in 2 minuti e delle domande predisposte. Questo perché appunto vorremmo stare nei tempi prestabiliti, cercando comunque di dare un ritmo al nostro incontro, al nostro talk. E naturalmente questo non significa che no, se ci sono delle risposte, delle domande che richiedono delle risposte, naturalmente un po' più approfondite, ecco, questo è il momento naturalmente di cercare di dare tutte le risposte ai ragazzi che sono qui presenti. Chi sono le scuole presenti? Innanzitutto chi siamo noi? Io sono Gianmarco Guazzo del Timaso, che sono qui con Nora in Winkel che assiste in regia, Ilaria di Leva, naturalmente Simona De Luca, la responsabile dell'iniziativa Open Coesione, qui passeremo tra un po' la parola, e oggi abbiamo il piacere di avere con noi quattro team di quattro altrettante, quattro regioni e quattro scuole. Il team controcorrente, che è il primo classificato della Regione Calabria, Liceo Classico Praia Mare, in provincia di Cosenza, il team Cattleya di Castellammare di Stabia, dell'Istituto Vitruvio Marco Pollioni di Castellammare di Stabia, il team Ghost Park del Liceo Scientifico di Lecce, in provincia di Campobasso, il team Paladini dei Tratturi dell'Istituto Superiore Don Tonino Bello di Tricase, in provincia di Lecce. Quindi benvenuti ragazzi, benvenuti docenti, naturalmente, che appunto sono state le colonne portanti del lavoro portato avanti dagli studenti, dalle studentesse di questi team, assieme naturalmente a docenti referenti, docenti di supporto e a tutta la scuola. E benvenuti soprattutto ai nostri illustri ospiti che io vado a presentare oggi. Benvenuto Gianluca Comuniello della Commissione europea, la DG Regio, della Direzione Generale per le Politiche Regionali Urbane, nella Communication Office appunto della DG Regio. Benvenuta Oriana Cuccu del Nucleo di Valutazione e Analisi della Programmazione NUVAP presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Benvenuta Federica Tarducci del NUVEC, Nucleo di Verifica e Controllo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. E benvenuto Ingegner Maurizio Iorfida, dirigente del settore Comunicazione, Attività di Supporto Giuridico, Cooperazione Territoriale e Capacità Istituzionale della Regione Calabria. E benvenuta dottoressa Monica Staibano, dirigente ufficio settimo, Coordinamento dei Processi di Attuazione della Programmazione Unitaria, Uffici di collaborazione diretta del Presidente della Giunta della Regione Campania. E quindi grazie per la vostra partecipazione e insomma, davvero siamo tutti pronti adesso per partire ed entrare nel vivo del nostro ASOC Talk. Prima, naturalmente, molto volentieri do la parola alla responsabile dell'iniziativa Open Coesione, il progetto Scuole di Open Coesione, Simona De Luca, che illustrerà con l'ausilio di una presentazione in slide numeri, fatti, pillole e informazioni importanti sull'ultima edizione di ASOC, ma anche sulle edizioni precedenti, per dare un po' per inquadrare a che punto siamo col progetto e che cosa è stato il progetto fino ad oggi. Quindi cedo la parola a Simona. Grazie Gianmarco, grazie a te, grazie a tutti i colleghi del team che come sempre rendono possibili anche momenti come questi, così come l'organizzazione di tutto il progetto nel corso dell'anno scolastico. Grazie agli ospiti che oggi sono con noi per questo dialogo e grazie e complimenti soprattutto ai ragazzi e ai docenti che partecipano a questa occasione di premio. Io, diciamo, vi ruberò davvero 3 minuti, non di più, soltanto per
per condividere con voi come diciamo, queste studentesse e questi studenti sono parte di una grande avventura della famiglia, diciamo, di A Scuola di Open Coesione, e A Scuola di Open Coesione, diciamo, che si è avviata nel 2013, quindi è oggi alla sua decima edizione, è un percorso didattico che consente appunto di capire come vengono spesi i soldi pubblici sul territorio, in particolare i soldi delle politiche di coesione, e lo fa partendo dai dati aperti e promuovendo delle vere e proprie attività e ricerche di monitoraggio civico. In questi 10 anni abbiamo coinvolto tanti studenti, tante classi, vedete qui, diciamo, la mappa, anche la distribuzione territoriale delle classi che hanno partecipato negli anni a questo progetto. Parliamo di oltre 1.400 scuole, scusate, classi, con quasi 1.000 diciamo, referenti di supporto, perché ASOC è anche un progetto di reti territoriali, e quindi il lavoro di ricerca dei diversi studenti è supportato da centri Europe Direct, da associazioni Amici di ASOC e anche da dei referenti dell'Istituto Nazionale di Statistica che accompagnano le classi nella parte, diciamo, appunto più prettamente statistica dell'attività di ricerca. Diciamo, da alcuni anni A Scuola di Open Coesione non è solo rivolto a ragazzi e studenti italiani, ma ha ormai il suo spin-off europeo, anche grazie al supporto garantito, diciamo, dalla Commissione, e quindi dall'edizione 2019-2020 si è avviato in diversi paesi, forse cambiamo la slide. E quindi diciamo, ecco, qui vedete, diciamo, la mappa dei diversi paesi in cui diciamo, studentesse e studenti hanno avuto l'opportunità di fare, come in Italia, l'esperienza, diciamo, di A Scuola di Open Coesione. Questa famiglia continua a crescere, anche quest'anno ci saranno edizioni ed esperienze in corso in altri paesi europei, e quindi noi ci auguriamo che si allarghi sempre più, diciamo, l'opportunità di fare un'esperienza di questo tipo per i giovani d'Europa. E tornando, diciamo, al nostro ASOC in Italia, questi sono i temi più scelti, diciamo, per i circa 1.300 progetti che negli anni sono stati monitorati. Già questa è una prima restituzione dell'interesse, dell'attenzione, del tipo di rilevanza che viene attribuita agli interventi delle politiche di coesione nei territori dagli studenti, e ci restituisce chiaramente un quadro multitematico, così come multitematica è la politica di coesione, ma con dei pesi che appunto sono già una prima elemento, ripeto, di restituzione. Il tipo di interventi scelti varia dalle infrastrutture, aiuti a persone e a imprese, così come appunto riflette un po' la distribuzione stessa delle politiche. Mi soffermerei un secondo solo sull'ultima parte di questo grafico, dove abbiamo riportato i giudizi sintetici espressi alla fine di queste ricerche. Vediamo una lunga, diciamo, linea verde, quindi di progetti che vengono giudicati al termine di un anno di lavoro, come ha detto Gianmarco, come conclusi e utili, o in corso e procede bene. Quindi le due prime, diciamo, parti di questo istogramma sono dei segnali positivi, ma vediamo anche delle percentuali che devono aiutare tutti noi che siamo impegnati nelle istituzioni, quindi tutti quelli che anche oggi sono qui pronti a dialogare e interagire con voi, a riflettere su quello che si può fare per migliorare in alcuni casi l'attuazione e l'efficacia di alcuni interventi sul territorio, per i quali invece vengono mostrate, diciamo, al termine di queste ricerche, delle valutazioni che segnalano criticità o diciamo, appunto, situazioni che hanno bisogno, diciamo, di essere risolte. Andando avanti, diciamo, un brevissimo flash sul fatto che nelle scuole questo progetto si adatta a diverse modalità di organizzazione del tempo, e quindi in larga parte è utilizzato
diciamo, come percorso, diciamo, ex scuola lavoro, diciamo, adesso PCTO, ma è anche inserito, diciamo, all'interno dell'educazione civica nella didattica ordinaria. E qui vediamo la distribuzione dei temi dell'ultima edizione, quella a cui hanno partecipato le scuole, con cui stiamo dialogando oggi, che in qualche modo riflette quella che abbiamo visto. Ci avviamo a concludere questa breve carrellata di numeri e diciamo soltanto per condividere, come sempre in quest'ultima edizione, diciamo, altro nostro, diciamo, aspetto di cui siamo sempre molto contenti e soddisfatti, il fatto che siano tante diverse le scuole che partecipano a scuola di Open Coesione, dalle scuole professionali ai licei, alle diversi istituti tecnici, quindi diciamo un contenuto che riesce ad essere adattato grazie anche al preziosissimo supporto delle docenti ai diversi curricula scolastici. Principalmente sono ragazzi di classi terze, ma diciamo poi nelle diverse scuole abbiamo anche altre età, diciamo, di studenti che partecipano. Ultimi passaggi in questi ultimi anni, in particolare nell'edizione precedente, quella a cui hanno partecipato queste classi, abbiamo fatto due sperimentazioni, una rivolta alle scuole medie, una diciamo concentrata su progetti di cooperazione territoriale che ha visto, diciamo, dei gemellaggi fra scuole italiane e scuole di altri paesi, e queste sperimentazioni che hanno avuto un esito positivo sono quest'anno, diciamo, una parte integrante del bando che è attualmente in corso per candidarsi a partecipare a Scuola di Open Coesione 2022-2023, e quindi con questo siamo alla nostra ultima slide. Il bando è aperto, scade il prossimo 24 ottobre, e c'è stato diciamo un webinar diciamo pochi giorni fa, che è ora disponibile nella registrazione sul nostro portale di presentazione di questa edizione. Ripeto, il 24 ottobre scade la possibilità di iscriversi. Noi speriamo, diciamo, che anche quest'anno ci possano essere tanti studenti e tanti docenti che insieme a noi percorrono, diciamo, questa strada del monitoraggio civico, che è intensa e ricca, diciamo, di contenuti e di aspetti di grande, diciamo, rilevanza e interesse. Auguro a tutti buon dialogo. Io cerco di restare con voi tutto il tempo e di seguire con attenzione. Se mi dovessi allontanare un attimo, mi scuso in anticipo, ma buona conversazione. Grazie Simona per aver illustrato in maniera così sintetica ed efficace i risultati, i numeri e anche numerose iniziative di quest'ultima edizione, l'ultima edizione di quella che sta per iniziare di ASOC 2022-2023. E adesso è il momento di presentare più approfonditamente le scuole protagoniste di questo ASOC Talk odierno, con una precisazione. Oggi parleremo in particolare di un tema ampiamente appunto selezionato nelle ricerche di monitoraggio civico e quindi affrontato dalle scuole che partecipano al progetto Scuola di Open Coesione, che è l'ambiente e anche cultura e turismo. Sono di solito questi temi delle politiche di coesione, quelli che sono in cima alla lista, diciamo così, delle selezioni, delle scelte, dei progetti che vengono adottati, progetti finanziati dalle politiche di coesione, che vengono adottati dalle scuole a livello nazionale nel percorso ASOC. Sono diversi gli argomenti che affronteremo oggi. Si va, adesso poi io non mi dilungherò perché la parola va ai protagonisti della giornata, cioè le studentesse, gli studenti, i loro docenti delle scuole, però si parlerà appunto di alcune criticità sul territorio, della difesa del territorio rispetto a emergenze di tipo ambientale, di tipo climatico, ma anche appunto progetti che riguardano la vita collettiva di tutti noi, raccolta differenziata porta a porta, la riqualificazione e il risanamento di aree di rilievo ambientale e anche
la riqualificazione di un territorio, quindi di una porzione di territorio con funzioni anche di sviluppo turistico e culturale. Ecco, quindi adesso diamo la parola adesso noi presenteremo ciascuna scuola e chiederemo a ciascuna scuola di effettuare un breve pitch, un brevissimo racconto della ricerca di monitoraggio civico portata avanti durante quest'ultimo anno scolastico. Faremo una carrellata in ordine, rigoroso ordine alfabetico, partendo quindi dalla regione Calabria, dal team Controcorrente, primo classificato della regione Calabria, liceo classico Preamare in provincia di Cosenza. Diamo benvenuto alla professoressa Yolanda Fontana. Ci sentite? Ci vedete? Eccoli. E a Gabriele, giusto? Gabriele Sanguinetti, che Sì. vi racconterà attraverso un pitch di 2 minuti, Gabriele, il vostro progetto, il vostro lavoro. Prego. Buongiorno, si sente? Sente. Ah, buongiorno a tutti di nuovo. Prima di entrare nel merito della discussione, porgo a tutti i presenti un caloroso saluto da parte dell'intero team Controcorrente del Liceo Classico Aldo Moro di Praia a Mare, di cui io, coadiuvato dalla professoressa Fontana, nostra docente, ne ho guidato l'intero processo di ricerca, elaborazione e pubblicazione delle informazioni che ha portato a classificarci in prima posizione a livello regionale durante la prima fase di valutazione e in 17ª posizione nella graduatoria di seconda fase. Dalla piattaforma di Open Coesione abbiamo scelto di analizzare il progetto di ricostruzione e stabilizzazione del litorale a sud del fiume Noce nel comune di Tortora. Tale scelta deriva dal fatto che gran parte del litorale di Tortora, e non solo, da circa 40 anni è interessato dal fenomeno dell'erosione costiera, grave conseguenza derivante principalmente da scelte progettuali errate messe in atto lungo il fiume Noce, un importante corso d'acqua che, interessando un bacino di circa 413 km quadrati, rappresenta il secondo fiume per dimensioni di bacino dopo il Lao, oltre ad avere una portata solida potenziale stimata in circa 100.000 metri cubi l'anno, che ha garantito in passato l'alimentazione dei litorali di Tortora e Praia Mare, con avanzamenti di 200 metri dalla linea di riva in 100 anni. Alla fine del suo lungo percorso, il quale lungo circa 47 km, interessa due regioni, la Calabria e la Basilicata, sfocia nel Mar Tirreno, presso la piana di Castrocucco, al confine tra il comune di Maratea e il comune di Tortora. Tutto iniziò verso la metà degli anni Ottanta, quando si è proceduto con la costruzione di 25 briglie negli ultimi 11 chilometri che hanno interrotto il trasporto solido fluviale, creando sovralluvionamento, in particolare nel tratto terminale nella piana di Castrocucco, dove il fiume sfocia in mare. L'alveo è cresciuto di oltre 3 metri di quota, mettendo a rischio alluvione l'abitato della marina di Tortora e lo stesso deflusso di piena al di sotto dei ponti. Nell'inverno del 1996 una piena arrivò a pochi centimetri dalla tracimazione e fu così che all'inizio del 1997 il comune di Tortora prese iniziativa per comprendere come mai si era pervenuti ad una tale situazione di pericolo che non aveva precedenti storici. Seguirono studi scientifici e verifiche per valutare gli scenari possibili di ripristino delle dinamiche naturali. Nel 2000 il Comune di Tortora redasse un progetto generale degli interventi, fin quando nel 2001, dopo un primo finanziamento, attuò una serie di opere per il riequilibrio del tratto terminale del fiume Noce, susseguitisi nel 2003, 2006 e 2010. A seguito di questi quattro interventi che hanno richiesto estrema gradualità ed attenzione per la presenza degli attraversamenti della rete ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e della SS18 mantenuti sempre in piena sicurezza, la foce riavanzò di circa 65 metri nel 2016 rispetto al 2001, testimoniando una ripresa significativa del trasporto solido fluviale. Ad oggi possiamo affermare che la complessità dei fenomeni e delle problematiche mette in luce la necessità di superare l'approccio prevalso nei decenni scorsi, caratterizzato dalla mancata messa in relazione tra ciò che accade in ambito fluviale e ciò che accade sui litorali, sia per fattori naturali sia per fattori antropici. Si rende dunque necessario un nuovo approccio tecnico, amministrativo, gestionale, ma soprattutto culturale, finalizzato ad affermare una cultura di prevenzione
che induca a non rincorrere i problemi laddove si presentano con interventi parziali, ma ad affrontare e ad intervenire sulle loro cause. Studiare il passato per comprendere il presente e prepararsi al futuro, ci sono state sufficienti soltanto queste tre parole chiave per cercare di analizzare al meglio tutti gli avvenimenti che fin qui si sono succeduti e che, seppur in modo minore, continuano a ripetersi ancora oggi a seguito di forti mareggiate lungo il tratto terminale del lungomare di Tortora, mettendo a rischio alcune abitazioni, talvolta provocando gravi danni, e l'incolumità di coloro che le abitano. Ci auguriamo che, così come ci è stato recentemente affermato in una nostra intervista realizzata per il report di lezione 3 di ASOC, dall'attuale responsabile dell'area tecnica del comune di Tortora, vengano effettuati ulteriori ed immediati interventi che, in particolare, stando a quanto spiegato, ci prevederebbero l'impiego delle barriere soffolte, moderne strutture in cemento armato, volte a risolvere, si spera definitivamente, questa annosa problematica. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie Gabriele per questa ricostruzione così precisa e dettagliata del vostro lavoro, anche con l'utilizzo di una, voglio dire, di un lessico tecnico, insomma, molto, molto, molto appropriato. Ci saranno, come avete già intuito, domande importanti che saranno rivolte al referente, all'ingegnere Orfida, al referente della Regione Calabria, ma anche al nostro ospite della Commissione europea, Gianluca Comugnello, trattandosi di un progetto finanziato da fondi FESR. Quindi preparatevi perché arriveranno poi le domande. E adesso è la volta del team Cattleya di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. E benvenuti ancora, insomma, i docenti referenti, grazie per il vostro lavoro, professor Mauro Di Serio, professoressa Tiziana Daniello. E ho dimenticato naturalmente di dire anche prima, anche la professoressa Fontana, se voleva fare un saluto, se i docenti vogliono introdurre i loro team, possono naturalmente farlo. Quindi, professoressa Fontana, se vuole, può riprendere la parola, altrimenti passiamo avanti, insomma. Allora, benvenuti a tutti. Ci sentite innanzitutto? Ok, va bene. Sì, Sì. sentiamo fortissimo e chiaro. Benissimo. Ok, allora passo direttamente la parola ai ragazzi, va bene? Grazie, Un professore. saluto a tutti e vi ringraziamo ovviamente per questo premio. Grazie. Li presentiamo i ragazzi. Sarebbero Valeria Saturnino e Giovanna Malafronte, giusto? Sì. Perfetto. A Buongiorno. voi. Buongiorno, siamo il team Cattleya e frequentiamo l'Istituto Vitruvio di Castellammare di Stabia. Abbiamo avuto la fortuna di partecipare al progetto ASOC 2122, facendo nuove esperienze come interviste e partecipare alle conferenze. Abbiamo scelto questo nome perché la Cattleya è un'orchidea che nasce solo in ambiente favorevole e quindi non inquinato. Grazie a un film che abbiamo visto, chiamatosi Catalea, abbiamo scoperto cos'è appunto la Cattleya. I partecipanti siamo Lucia Di Palma, Giovanni Donnarumma, Ilenia Esposito, Diana Lambertini, Francesca Malafronte, Giovanna Malafronte, Ilaria Santanello, Valeria Saturnino, Alfonso Scarfato, Pia Valanzano e Raffaella Verdoliva. Il progetto che abbiamo monitorato riguarda un finanziamento tra il 2015 e il 2016 per il miglioramento della raccolta differenziata al comune di Castellammare di Stabia. Era un periodo molto critico per la città, soprattutto per il fallimento delle società. Ed è qui che entra in gioco il finanziamento, piani comunali di raccolta differenziata, di fondi di coesione che abbiamo monitorato. Il monitoraggio è avvenuto attraverso i dati ufficiali ISPRA e da database regionali ed infine intervistando i cittadini, l'amministrazione e Legambiente. Il tutto per capire gli errori del passato e proporre idee per il futuro. Ok, noi abbiamo finito, abbiamo fatto una presentazione abbastanza breve, però ovviamente volevo solo aggiungere che vi volevamo ringraziare per questo percorso che è veramente stato entusiasmante, ha dato tantissime competenze, non solo diciamo, di open data, di grafiche, di ricerche dati, ma soprattutto di competenze sociali, perché i ragazzi comunque hanno avuto l'opportunità anche di intervistare i cittadini, quindi è stata un'esperienza per loro importante, ma anche il raffronto con le istituzioni. Pensate che loro non erano mai state nel Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia, non hanno mai visto proprio la sala consiliare,
ed è stato bello quel momento in cui loro sono entrate lì nel consiglio comunale, all'inizio un po' intimidite, ma poi nel giro di qualche minuto hanno preso possesso dell'aula consiliare montando le telecamerini, i microfonini, come se fosse a casa loro, come è giusto che sia. Poi le ragazze sono anche abbastanza entusiaste perché comunque domani partiranno cioè lunedì partiranno per Bruxelles, perché la regione Campania ci ha assegnato anche questo premio di un viaggio per Bruxelles dal 10 al 13 ottobre. Professore, ci fa davvero tanto piacere innanzitutto che i ragazzi siano pronti per andare a Bruxelles, che è la regione, quindi grazie al premio offerto dalla Regione Campania, premio regionale, ma anche per le sue bellissime parole, perché ha sintetizzato davvero bene quali sono un po' gli elementi portanti del nostro progetto di ASOC, insomma, creare reti di relazioni che guardano verso un obiettivo, che è quello appunto del progetto del lavoro di ricerca, ma che poi continuano nel tempo. E anche, insomma, quello che lei ha evidenziato per quanto riguarda le capacità, le competenze che vengono sviluppate. Davvero, davvero grazie, siamo davvero molto, molto contenti Grazie a voi, di grazie a queste voi. parole che appunto non fanno altro che confermare anche il valore appunto, delle relazioni che si creano con le istituzioni. Insomma, il progetto ASOC porta le giovani generazioni molto spesso per la prima volta ad avere un contatto diretto con le istituzioni locali, ma anche quelle centrali e anche quelle europee, come il caso di oggi. E questo crediamo che possa diventare, che sarà sempre un patrimonio, insomma, un tesoro che i ragazzi conserveranno e ricorderanno nel tempo e di cui faranno sicuramente buon uso. Andiamo adesso in Molise, andiamo in Molise a conoscere il lavoro del team Ghost Park dell'Istituto Superiore di Riccia. Che appunto ci parlerà di un progetto in un breve tempo, sempre 2 minuti di pitch, riguardante dei lavori di risanamento di un'area specifica, okay, che ci diranno appunto i ragazzi. Saluto la professoressa Giuseppina Fanelli, la co docente coordinatrice del team Ghost Park di Riccia, e anche naturalmente la professoressa Michela Ciccotelli. E credo che, insomma, se prego, professoressa, se vuole prendere la parola lei e presentare lei lo studente, oppure andiamo direttamente noi con la presentazione. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il Ah, no, nostro progetto. inizi tu, Pasquale, giusto? Allora, Pasquale Tedeschi. il progetto monitorato è denominato Lavori di risanamento ambientale dell'area valle di Via Costanza di Chiaromonte per la realizzazione di uno spazio verde attrezzato da destinare ad attività ricreative. Ha attirato la nostra attenzione perché nell'area indicata non è stato realizzato uno spazio verde attrezzato, ma un parcheggio. I lavori sono iniziati nel 2003 con un mutuo della Cassa di Depositi e Prestiti di circa 154.000 euro. Nel 2005 l'amministrazione ha ottenuto un finanziamento regionale di 181.000 euro e nel 2009 si ha l'ultimazione dei lavori, ma il risultato è il riempimento di un fosso a causa della presenza di una cloaca e del sottostante terreno franoso. Con la nuova amministrazione comunale vengono destinate all'area circa 442.000 euro e nel 2011 è stato pubblicato il bando del concorso, con cui nel 2014 è stata inaugurata la piazza. Il punto di svolta si è avuto nella seconda fase di realizzazione. Gli obiettivi sono stati più chiari e, come ci ha spiegato l'allora sindaco di Riccia, sono stati fondamentali i fondi europei POR FESR. Gli enti sottoposti sono stati chiamati anche loro ad essere responsabili dell'opera ed è anche questo il motivo per cui la scelta del progetto da realizzare sono stati coinvolti tutti i cittadini. Qualità, oggettività e partecipazione, i tre principi che hanno aiutato a fare una buona amministrazione. Nell'intervista con il primo progettista siamo venuti a conoscenza della presenza di resti di alcune chiese nell'area valle della piazza. L'attuale sindaco di Riccia ci ha anche parlato di antichi mulini presenti nella stessa area e ha anche detto che il comune ha già in mente un progetto che però richiede fondi cospicui e che si stanno valutando strategie per intercettare i fondi del PNRR. L'idea è quella di collegare la piazza con la torre mediante un ripristino della vecchia strada di collegamento e trasformare il borgo antico in una zona pedonale. Noi abbiamo proposto di aggiungere un'area verde polifunzionale fruibile da tutti i cittadini e siamo pronti a partecipare con proposte e impegno civico alla realizzazione di tutto questo. Perfetto, Grazie per l'attenzione. grazie Pasquale, grazie. Ci saranno naturalmente
domande che avete preparato per i nostri ospiti, ospiti sia della Commissione europea che dell'Agenzia per la coesione territoriale, e vediamo l'ora appunto di ascoltare poi le vostre domande. Andiamo adesso, l'ultimo team oggi presente in questo ASOC Talk, che è il team dalla Regione Puglia, i Paladini dei Tratturi. Il team del Molise, GoSpark, naturalmente è il vincitore, primo classificato della graduatoria regionale Molise, mentre i Paladini dei Tratturi, che adesso effettueranno il loro breve pitch, sono vincitori della menzione speciale coinvolgimento della cittadinanza per la loro attività di engagement della comunità territoriale di riferimento. E i Paladini dei Tratturi, appunto, del liceo Don Tonino Bello di Tricase, in provincia di Lecce, sono supportati dai docenti Maria Rosaria De Giorgi, Viviana Toraldo e Giovanna Stefanelli, che salutiamo, e ci sarà Chiara Mamone, che effettuerà il pitch. Quindi a voi la parola. Buongiorno a tutti. Il territorio di Poggiardo, dove è situata la nostra scuola e dei comuni limitrofi, è pieno di segnaletiche stradali che indicano i percorsi nelle serre salentine. Ci siamo chiesti dove hanno inizio questi sentieri e dove conducono, e per trovare risposta abbiamo scelto di monitorare il SAC Serre Salentine, che è un progetto di valorizzazione dei beni ambientali e culturali locali, attraverso il loro inserimento in una rete di itinerari e servizi utili alla fruizione delle ricchezze territoriali. Abbiamo svolto le ricerche sentendoci dei veri e propri paladini dei tratturi, che sono i sentieri tipici della nostra terra. L'obiettivo del monitoraggio è stato duplice: l'analisi degli aspetti tecnici del progetto, quindi bandi regionali, erogazione di fondi, tempistiche, e il secondo invece è l'indagine sulla validità del SAC rispetto ai benefici apportati al territorio. Abbiamo svolto le ricerche rivolgendosi alla comunità di Poggiardo, di cui abbiamo intervistato i referenti tecnici dei lavori e gli stessi cittadini. E dalle loro preziose informazioni abbiamo tratto le nostre conclusioni sul SAC. Il progetto ha incrementato il potenziale attrattivo del Salento, incentivando una nuova tipologia di turismo legato alla conoscenza dell'entroterra e del suo patrimonio culturale e ambientale. E questo ha favorito lo sviluppo dell'economia territoriale, quindi attività commerciali, turistiche, agricole, della ristorazione e dei trasporti. E in qualità di veri e propri paladini ci siamo sentiti in dovere di fare anche la nostra parte e di creare un sentiero tutto nostro che collegasse il Don Tonino Bello, Nino della Notte, al sistema del SAC. La scuola sta infatti avviando dei protocolli d'intesa con l'amministrazione comunale di Poggiardo, per proporre percorsi di alternanza per gli studenti che possano sostenere il SAC nella gestione delle risorse. Progetto prioritario di questa collaborazione è la riapertura al pubblico dei giardini di Villa Episcopo, che sono situati proprio accanto alla nostra scuola, attraverso la realizzazione da parte degli studenti di percorsi botanici interni. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Io non prendo la parola finché voi non mi fate capire che è finito il pitch dicendo grazie oppure è finito, perché è sempre un piacere, insomma, restare ad ascoltare il lavoro che poi è frutto di un anno di impegno, insomma, condensato in così pochi minuti. Grazie, grazie al team I Paladini dei Tratturi, questo bellissimo nome, davvero eroico e romantico allo stesso tempo, non so, lo definirei. Sono tutti belli in realtà. E questo esprime anche, no, un altro elemento del progetto Scuola di Open Coesione, la fantasia, la creatività che riguardano appunto l'aspetto della comunicazione, no? Che è importante, come avete visto, insomma, soprattutto nella fase di presentazione in pubblico dei propri lavori. Entriamo adesso, abbiamo questa oretta, diciamo così, scarsa per dedicarci, e chiedo ai nostri gentili ospiti di dedicarsi appunto alle domande che arriveranno dai singoli team. Quindi, ringraziando nuovamente tutti i partecipanti a questo ASOC Talk, ritorniamo in Calabria, quindi ripartendo dalla Calabria, in ordine sempre rigorosamente alfabetico di regione, e darei la parola al team appunto di controcorrente di Praia a Mare,
per rivolgere le domande ai nostri ospiti. Chiedo ai ragazzi e alle ragazze, quando rivolgono le proprie domande, di specificare anche a chi le stanno rivolgendo. Sappiamo che voi avete preparato due domande, sicuramente una per l'ingegnere Iorfida e un'altra, credo, per Gianluca Comugnano della Commissione europea. Fate voi, insomma, presentate voi la domanda e individuate voi il vostro interlocutore istituzionale. A voi, ragazzi. Non ci sento. Mi sentiamo? Sì, No, vado io. Mariano e Lidia, giusto? Non so. E diglielo che abbiamo un problema. Avete un problema, Mi abbiamo un problema. Ragazzi, vogliamo diteci se, così magari se avete, se volete risolvere questo problema, noi passiamo alla regione Campania. Ci siete? Ci Questo sì. siete? Risentiamo. Invece al massimo. Vi sentiamo, noi vi sentiamo e vi vediamo. Ma voi ci sentite? Ci sentite voi? Ah, ora sì. Abbiamo avuto Perché un noi vi problema. sentiamo. No, credo che loro avessero un problema di audio loro prima. Adesso ci sentite, vero, ragazze? Ok, siamo pronti. Allora, io vi vorrei presentarvi comunque, no? Clara, Mariano e Lidia De Rosa, giusto? Buongiorno a tutti, scusateci ma abbiamo avuto un problema con le casse. Non vi preoccupate, è un problema di 30 secondi, risolto. A voi, fate le Sì. domande e individuate anche il vostro interlocutore, cioè prima di dire la domanda, specificate a chi state rivolgendo la vostra domanda. Sì, Prego. allora, le nostre domande le abbiamo fatte in modo da rivolgere un po' a tutti, in modo tale che comunque sapete rispondere. Diciamo che tutti non potranno rispondere per motivi di tempo, perché altrimenti andremo a lungo. Io Allora ci direi, io troviamo vi due consiglierei di carte. iniziare, vi consiglierei di iniziare dalla domanda che avete preparato per il nostro referente della Commissione europea. Sì. Prego. Allora, il progetto che abbiamo scelto di monitorare ci ha aiutato a riflettere su un tema che purtroppo si è Allora, riproposto drammaticamente. chiedo scusa, questa è la domanda, credo, rivolta all'ingegner Iorfida. Vi chiederei di partire con quell'altra, così poi entriamo più nello specifico sul vostro progetto. Va bene? Ok, Allora, grazie. l'inverno che sta per arrivare da una parte sarà ca caratterizzato dagli interventi del PNRR, dall'altra dai problemi energetici, i rischi di razionamento della folla corsa dei prezzi. Sappiamo che ormai sia i problemi che le soluzioni non possono essere affrontati dai singoli stati, ma che sono necessarie politiche di ampio respiro a livello europeo. Riusciranno i paesi europei a superare le divisioni e i diversi interessi nazionali e portare avanti un discorso unitario di fronte a sfide così importanti? Allora, Gianluca Comuniello, referente di DigiRegio, ha chiamato a rispondere a una domanda credo epocale, quella sulla come si fa a risolvere il problema della crisi energetica e quali sono le azioni che l'Europa sta portando avanti. A te, Gianluca. Buongiorno, cominciamo proprio con una domanda facile facile. Allora, la risposta secca, perché sono ottimista di natura, la risposta secca è sì, gli stati membri troveranno un modo di collaborare a livello europeo sulla questione delle politiche energetiche e della possibilità di avere delle azioni comuni sui prezzi. Il come credo sia stato individuato anche dalla Presidente von der Leyen nell'ambito del suo recente discorso sullo Stato dell'Unione dello scorso 14 settembre. Come Commissione europea stiamo mettendo sul tavolo delle proposte e dei meccanismi affinché gli Stati membri trovino dei terreni concreti su cui collaborare. Una delle proposte è quella di fare degli acquisti volontari comuni di energia dal punto di vista europeo in modo di trattare meglio sui prezzi con i fornitori. Un'altra proposta, quella che probabilmente è sui giornali un po' in tutti i paesi europei, è quella di ridurre i consumi di energia nelle fasi di picco di consumi in modo da intervenire sulla domanda e
Altre proposte vanno invece nella direzione appunto di trovare comunemente nuovi fornitori. Queste sono proposte che la Commissione europea mette sul tavolo. Ovviamente Berlino, Roma, Madrid, Parigi devono e gli altri stati membri devono trovare una volontà comune di andare nella stessa direzione, ma da questo punto di vista questa crisi ci porta davanti a delle sfide così, così inattese, se si pensa anche solo a un anno e mezzo fa, che penso che la soluzione comunitaria sia l'unica possibile. Quindi attraverso gli strumenti messi in campo e le proposte messe in campo dalla Commissione, penso che si possa arrivare nei prossimi mesi a una soluzione comune sul tenere sotto controllo i prezzi, sull'opportunità also di da, sull'opportunità anche, scusate, lì, è scappato un anglicismo, sull'opportunità di dare anche un po' di sollievo ai cittadini che pagano le bollette, quindi un'altra delle proposte della Commissione è quella di tagliare un po' gli utili delle grandi compagnie in modo da che gli Stati membri possano riversare queste risorse nell'aiuto alle famiglie che pagano le bollette. Quindi una crisi non prevista, una crisi grave, che ha anche dei risvolti molto preoccupanti di politica internazionale, come tutti sapete se leggete le cronache di questi giorni, sono abbastanza sicuro che ne troveremo una via di uscita comune. Grazie. Grazie mille Gianluca, grazie anche per essere stato dentro i 5 minuti, che pregherei tutti gli ospiti appunto di stare dentro questa cornice temporale. Come avete ben visto dalla risposta di Gianluca, dagli argomenti rilevanti, numerosi, affrontati in questi 5 minuti in maniera molto però efficace da Gianluca Comuniello della Commissione europea, ASOC Talk è anche un'occasione per approfondire un po' gli argomenti che riguardano l'attualità, cioè quello che noi stiamo vivendo anche oggi. Ed è anche questo un elemento, naturalmente, di sviluppo della capacità critica che regaliamo, insomma, che il progetto ASOC regala attraverso questi momenti alle giovani generazioni e anche a noi stessi, mi sento di dire, perché è un continuo miglioramento e quindi apprendimento rispetto alle cose che accadono, ecco, attorno a noi. Quindi grazie, grazie ancora Gianluca. Un'altra domanda dal team controcorrente di Praia Mare, rivolta questa volta all'ingegner Maurizio Iorfida della Regione Calabria. A voi ragazzi. Sì, allora, il progetto che abbiamo scelto di monitorare ci ha aiutato a riflettere su un tema che purtroppo si è riproposto drammaticamente in questo periodo, il rischio esondazione e alluvione. La conta dei danni delle vittime ha riproposto la problematica dei mancati interventi, dei soldi spesi male o sprecati o degli interventi non attuati. Il problema non è però solo racchiudibile in questi termini, ma come abbiamo cercato di mostrare anche nel nostro monitoraggio, è necessaria una cultura della prevenzione e un rinnovato rispetto della natura. Quali scelte politiche e culturali sono da auspicare perché ci sia un cambiamento importante nell'affrontare il rischio idrologico in una regione come la Calabria, dove anche su questo si può parlare di una vera e propria emergenza? E questa è una domanda molto elaborata e molto, insomma, importante che appunto rivolgiamo all'ingegnere Iorfida. Prego. Allora, prima di tutto grazie al team MASOC dell'invito, complimenti a tutte le scuole che hanno partecipato, complimenti ai ragazzi del liceo Aldo Moro che hanno fatto un ottimo lavoro da tutti i punti di vista. Ero estremamente preoccupato quando mi hanno detto che i ragazzi mi avrebbero fatto una domanda, ero estremamente preoccupato. Per fortuna, diciamo che la domanda è relativa a quelle che sono le mie conoscenze, nel senso che ho un passato di lavoro al Dipartimento Lavori Pubblici, quindi conosco le tematiche, ho studiato. Allora, si parla di dissesto idrogeologico. Il dissesto idrogeologico è l'interazione delle acque meteoriche con i terreni. I problemi di dissesto ci sono sostanzialmente per effetto degli interventi dell'uomo. Quando l'uomo va a costruire dove non dovrebbe costruire, non è che ci sono per natura, ci sono perché gli effetti antropici, gli effetti delle costruzioni sono tali da andare a modificare un corso d'acqua,
andare a sbancare un terrapieno, quindi a provocare problemi di frana e altre cose di questo genere. Nella fattispecie, le problematiche che si sono verificate sul fiume Noce, mi pare questo sia il nome del corso d'acqua, sono derivate da quale fatto? Esiste una pendenza, si chiama di compensazione, che è la pendenza, una pendenza ottimale, con la quale il fiume né scava né deposita. Se la pendenza è inferiore alla pendenza di compensazione, praticamente che cosa succede? Ci sono dei depositi. E quindi sostanzialmente ci sono problemi all'estuario. Se la pendenza è superiore a quella di compensazione, c'è l'erosione. I problemi sul fiume Noce sono derivati da interventi fatti negli anni 70. Non bisogna stupirsi, non bisogna affermare adesso con risolutezza che siano sbagliati, perché negli anni 70 la politica, le conoscenze erano quelle. Regione Calabria, devo dire che è abbastanza avanti, nel senso che già nel 2001 la sinergia tra l'organo politico e la gestione, il Dipartimento Lavori Pubblici nella persona dell'autorità di bacino, hanno fatto sì che già dal 2001 la regione ha un piano di assetto idrogeologico, quindi ha mappato sull'intero territorio regionale quali sono le aree a rischio frana, a rischio alluvione e le problematiche di erosione costiera. Quindi la conoscenza del fenomeno ci consente di attuare degli interventi non a casaccio, a caso, dove ci sono le emergenze, ma con una programmazione. Quindi da questo punto di vista sarei abbastanza tranquillo, fermo restando che la maggior parte dei comuni calabresi è interessato da problematiche di dissesto idrogeologico, quindi che siano relativamente alle frane, che siano relativamente alle esondazioni dei fiumi o all'erosione costiera. Nel 2014 la regione si è dotata di un master plan sull'erosione costiera, perché una problematica, cari ragazzi, una problematica dell'erosione costiera è che non si riesce mai a intervenire puntualmente sulla foce di un fiume, cioè se io intervengo sulla foce del Noce, rischio di creare dei problemi sulla costa a valle o a monte del fiume Noce, quindi gli interventi devono essere organici. Quindi per rispondere alla vostra domanda, dal primo punto di vista sono abbastanza tranquillo, perché questa è una delle problematiche che la Regione ha affrontato, secondo me, in maniera corretta. Quali scelte culturali sono possibili? Io vi faccio una provocazione. Io ho detto al dottor Guazzo che il tema meriterebbe un approfondimento di giornate, di ore, di mesi. Io sono disponibile con i ragazzi del liceo Aldo Moro ad affrontarlo nel seguito con loro direttamente, perché io piuttosto che rispondere vi lancio una provocazione. Cioè voi quando parlate di approccio culturale diverso, parlate di cultura della prevenzione e ci sta, è corretto. La conoscenza, la prevenzione, se io sostanzialmente conosco il territorio, se io nel fare gli interventi, io organo politico, condivido le mie scelte con la popolazione in maniera tale che gli interventi non siano subiti, probabilmente arrivo a un grado di consapevolezza diverso. Però la provocazione che lancio alla scuola è questa. Bisogna ragionare da un punto di vista diverso, cioè l'acqua è una risorsa. Quindi, soprattutto diciamo, la prima domanda, mi ricollego anche alla prima domanda. Siamo in un periodo in cui la gestione oculata delle risorse è il tema dominante. Quindi ragionate sul tema dell'acqua come risorsa. Nel 2010, Regione Calabria, il Dipartimento Lavori Pubblici ha avuto un direttore generale che era un professore pugliese, l'ingegnere Sabatelli. Ora, la Puglia storicamente, mi pare che ci sia una scuola pugliese, la Puglia storicamente è una terra, una regione povera di acqua. Allora, quando c'erano gli acquazzoni come ce ne sono abbastanza spesso in Calabria nel periodo invernale, noi calabresi eravamo preoccupati, nel senso chissà che danni farà quest'acqua. Il professore Sabatelli, sapete qual era la riflessione che faceva il professore Sabatelli? Quanta acqua si sta perdendo. Tant'è che lui aveva progettato e programmato un'opera faraonica probabilmente, che era quella di mettere in rete tutti gli invasi calabresi, perché voi sapete ci sono le dighe hanno un livello oltre il quale l'acqua si perde perché si sfiora. E allora lui aveva pensato, immaginato che si potessero mettere in connessione gli invasi calabresi per fare in maniera tale che non si perdesse nemmeno un metro cubo di acqua. Quindi,
vi lancio questa provocazione. Ragionate su questo tema se ne avete la possibilità e io mi rendo disponibile ad affrontarlo insieme con voi. Quindi l'acqua non come problema, ma come risorsa. Grazie. Grazie, grazie ingegner Iorfida. Questa provocazione appunto è stata lanciata e anche l'invito a magari risentirsi in maniera più approfondita. Grazie anche per la disponibilità. Ecco, questi momenti come sono importanti di incontro. Grazie anche, ragazzi, avete credo trovato un interlocutore giusto, diciamo così, a livello istituzionale, anche per le competenze specifiche che l'ingegnere Iorfida esprime e vi ha illustrato. E quindi, ecco, noi speriamo che appunto ci saranno ulteriori momenti di approfondimento e di confronto tra di voi. Grazie, grazie, grazie ancora, ingegnere, per questa risposta. Adesso andiamo. Ringraziamo. Grazie, ragazzi, grazie, grazie, ragazze. E andiamo adesso in Campania, team Cattleya, altro bellissimo nome di team. Ci sono Lucia Di Palma e Ilaria Santaniello che hanno delle domande in particolare per la nostra Oriana Cuccu del Nucleo di Valutazione, Analisi e di Programmazione al Dipartimento per le Politiche di Coesione e poi un'altra domanda per la dottoressa Staibano della Regione Campania. A voi, ragazzi. Buongiorno. Dalla vostra esperienza, le ricerche di monitoraggio civico svolte dagli studenti, oltre a sensibilizzare i cittadini, che impatto hanno avuto sugli interventi finanziati? In che modo le proposte venute fuori dalle ricerche possono essere da voi analizzate e prese in considerazione dalle istituzioni? Domanda, suppongo, per il Dipartimento per le Politiche di Coesione, a cui invitiamo a rispondere Oriana. Per Oriana Sì, Cucco. ciao, sì, grazie, buongiorno a tutti. Allora, noi il monitoraggio, per noi il monitoraggio civico è un elemento essenziale, che ribaltiamo nella programmazione, voi sapete, e nelle valutazioni che facciamo. Quindi ha un ruolo molto importante, soprattutto nella fase di impostazione del futuro. Voi sapete che la valutazione, cui il nostro nucleo è chiamato a svolgere, ha proprio questa finalità. Si valutano gli interventi, che è quello che fate un po' voi li seguite man mano, no? Con queste attività, e noi guardiamo anche ex post, cioè guardiamo gli interventi che sono stati realizzati e cerchiamo di capire se sono stati raggiunti i risultati che si volevano ottenere. E il monitoraggio civico si inserisce in questo percorso di valutazione perché offre innumerevoli spunti, in molti casi, fortunatamente per noi, coincidenti con un'osservazione un po' più dall'alto, perché noi ovviamente non guardiamo al singolo intervento caso per caso, salvo eccezioni, però guardiamo a molti interventi, guardiamo masse di interventi, magari della stessa tipologia, e cerchiamo di trarne un po' delle lezioni. E quindi quando uno affronta un singolo progetto, nel nostro caso, quello ci dà conferma o ci offre ulteriori spunti di riflessione che poi si ribaltano nella programmazione futura. Cioè, adesso riprendo, diciamo, uno dei temi che è stato trattato poc'anzi, no? Quello della prevenzione. È vero che va guardato, dice il collega, va guardata l'acqua come risorsa, ma in quel caso lì, aver messo al centro il tema della prevenzione è fondamentale perché ci va un cambio di approccio della politica pubblica su questo tema, che purtroppo, come sappiamo, si è sempre più spesso orientata a fronteggiare le emergenze una volta che i disastri si sono avvenuti. Diciamo, nel vostro caso è molto interessante quello che voi avete sottolineato, perché voi avete esaminato il progetto di raccolta differenziata, giusto? Io ho letto le carte e ho visto che scrivete una cosa che noi scriviamo da tempo, quindi ci date una conferma di una cosa che noi guardiamo un po' più di sistema, che invece è fondamentale. Avete detto, e se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, avete detto che senza una gestione accorta, un'organizzazione della raccolta differenziata, non si può scaricare sui cittadini la responsabilità del mancato risultato. E che una volta invece che la raccolta differenziata è stata ben organizzata,
e si garantisce quel servizio, i risultati si ottengono e sono positivi. Mi sembra che avete delineato una curva ottima e poi di nuovo, no? Un tracollo probabilmente imputabile ancora una volta alla gestione. Quindi avete messo, come dire, il dito nella piaga, cioè avete colto uno degli aspetti su cui noi da tempo insistiamo e che non basta fare investimenti infrastrutturali in qualunque ambito, in particolare nella raccolta differenziata, per garantire il risultato. Serve innanzitutto pensare alla gestione e mettere strumenti per la gestione adeguati. Voi avete citato il passaggio dai cassonetti stradali al porta a porta, che è un esempio tipico. Ed io ho molto apprezzato il fatto che voi avete messo in evidenza quello che si osserva in tutta Italia in realtà, e cioè che la raccolta differenziata non cresce per trend progressivi, ma cresce per scalini, no? Per impennamenti improvvisi, che derivano esattamente da quello che voi avete messo in evidenza, cioè la capacità dell'amministrazione di offrire il servizio adeguato a quello scopo. Quindi sì, io poi sono un'appassionata proprio specificamente del monitoraggio civico, perché non è per niente banale il coinvolgimento della cittadinanza, perché il monitoraggio civico, oltre a dare input a noi che facciamo i programmatori dall'alto, dà quel sale alla popolazione che deve beneficiare delle infrastrutture o dei servizi che noi mettiamo in campo e che permette di diciamo, stare, come si direbbe a Roma, addosso alla politica e ai programmatori affinché facciano al meglio il compito che sono chiamati Grazie, a svolgere. Grazie. grazie Oriana per questa bellissima risposta, insomma, che racchiude diversi elementi di ulteriore riflessione per i nostri ragazzi. Da Castellammare di Stabia c'è un'altra domanda, questa volta rivolta in uno specifico alla referente della Regione Campania, dottoressa Monica Staibano. Prego. Buongiorno. Dal sito di Open Coesione abbiamo visto che in Campania solo il 2% dei finanziamenti riguarda l'energia. Come mai? Visto che il tema dell'energia sta per diventare critico per la nostra vita, quali possono essere le ulteriori misure che la Regione Campania potrà promuovere o adottare? Energia, questo è un altro enorme tema, insomma. Benissimo. Prego. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Io ringrazio per essere qui stamattina. Tra l'altro, un'iniziativa veramente interessante e anche utile, come diceva Oriana, per il nostro lavoro di programmazione, fondamentalmente. Allora, rispetto alla domanda, la Regione Campania ha nella programmazione, diciamo 14-20, in qualche modo puntato sul tema energia su due aspetti in modo particolare. Uno, quello dell'efficientamento energetico delle strutture pubbliche, tra cui anche quelle sanitarie in modo specifico, e diciamo, gli incentivi alle imprese per la ridefinizione degli impianti di produzione in termini di efficientamento. Questo in modo più specifico. Dopodiché abbiamo fatto anche una serie di interventi che riguardavano ovviamente diciamo, le grandi reti di distribuzione in modo più particolare. Abbiamo dovuto fare una scelta di programmazione rispetto alle tematiche, ovviamente una scelta che risale al periodo praticamente poco prima dell'inizio del 14-20, dove la regione in campo ambientale ha puntato alla risoluzione di quelle che erano le problematiche più rilevanti in quel periodo, che erano proprio quelle riferite ai rifiuti, alle bonifiche dei suoli e alla difesa suolo e quindi al dissesto idrogeologico. Avviando però un ragionamento in campo energetico che intendiamo ampliare in modo cospicuo nel 21-27, non soltanto con la spesa dei fondi europei, ma in termini di programmazione unitaria anche con una serie di imputazioni finanziarie sui fondi
della coesione in modo un po' più ampio. Continuando a puntare in modo specifico non soltanto sugli incentivi alle imprese, che sono state un'azione verso la quale abbiamo ricevuto molte risposte dal privato e che secondo noi diciamo, rappresentano in termini energetico, soprattutto in questo momento e per le tematiche che ovviamente si stanno affrontando anche per i fatti che vediamo ovviamente in tutti questi giorni. Sono una delle iniziative, secondo noi, più calzanti perché consentono alle imprese con una parte di finanziamento pubblico di rivedere in termini non soltanto infrastrutturali i loro processi produttivi, ma anche proprio spingendo verso quel cambiamento culturale di cui si parlava anche precedentemente. E poi ovviamente abbiamo puntato ancora sull'efficientamento degli edifici pubblici, in modo particolare sulle scuole, dove intendiamo fare un'azione abbastanza forte con investimenti che vanno sui centinaia di milioni di euro per l'efficientamento delle scuole pubbliche, che è un'altra azione che riteniamo proprio sulla base di quelle che sono le esperienze del 14-20 fondamentale in Campania. E in modo particolare abbiamo in linea ovviamente con la programmazione, i documenti sia europei che nazionali, puntato anche sulle comunità energetiche e quindi sulle rinnovabili, che per noi in Regione Campania diventano veramente quel cambiamento culturale che probabilmente dobbiamo in qualche modo incentivare in modo sostanzioso affinché poi diventi ordinario. Vi ringrazio e ringrazio anche per Sì, infatti anche nelle l'ottimo nostre scuole le luci presidente. sono sempre accese e non le possiamo Appunto, spegnere. dovremmo ragionare tutti quanti in termini di cambiamento culturale, non solo sulle scuole, perché vi dico che io faccio parte dell'amministrazione pubblica anche nella nostra regione. Le luci restano accese, spesso e volentieri restano accesi i computer e tutto questo comporta uno spreco energetico enorme, basta pensare che basterebbe semplicemente non soltanto spegnere in modo automatico con quelli che sono ormai i contatori che sono centrali e che non c'è necessità neanche di chiedere al singolo di spegnere, ma probabilmente anche l'incentivo di forme di smart working e diciamo di innovazione che comunque abbiamo dovuto affrontare nostro malgrado in questa pandemia potrebbe comportare un minore spreco energetico, ma questo in tutto, anche negli altri settori ambientali. Faccio riferimento anche per dire ai settori dei servizi, non soltanto quello dei rifiuti, dove magari il ragionamento potrebbe essere quello di costruire sempre di più impianti che ormai sono all'ordine del giorno, che consentono di recuperare energia e soprattutto, come diceva Oriana, cercare di gestire i servizi in modo integrato veramente dall'inizio alla fine, non soltanto nella costruzione, diciamo, dell'infrastruttura che comunque è necessaria e ci vuole, ma soprattutto nella gestione della stessa e nella finalizzazione alla risposta alla collettività, fondamentalmente, che speriamo possa essere sempre più precisa e sempre più efficace, soprattutto in funzione di questa nuova programma, questo nuovo ciclo di programmazione. Va bene, grazie. Grazie, grazie dottoressa Stebano, grazie team Cattleya, è bello questo dibattito e soprattutto quando si accendono, è il caso di dire, le luci sui riflettori su argomenti che ci riguardano così da vicino, no? Che arrivano anche delle proposte molto sensate e le risposte delle istituzioni altrettanto sensate, sperando che poi naturalmente nel tempo
si riesca a migliorare tutti quanti dal punto di vista dell'approccio culturale, in particolare al tema del risparmio energetico e del risparmio delle risorse poi in generale, risorse e patrimonio di tutti. Grazie, grazie ancora e andiamo adesso in Molise, Team Ghost Park dell'Istituto Omnicomprensivo di Riccia. Abbiamo, credo sempre, Pasquale Tedeschi, che ha delle domande da rivolgere, credo in particolare alla nostra referente del nucleo di verifica e controllo dell'Agenzia per la coesione territoriale, Federica Tarducci, e poi un'altra a Commissione europea, Gianluca Comuniello. Prego. Sì, volevamo chiedere alla dottoressa Tarducci come l'Agenzia per la coesione territoriale ha svolto i controlli sui fondi che gli enti ricevono. Svolge, insomma, ok. Qual è, come opera l'agenzia? Prego, Federica. D'accordo, mi sentite? Sì. Grazie per l'invito. Allora, è una domanda molto interessante. Perché appunto l'Agenzia per la coesione territoriale, il suo compito principale è quello di fare supporto all'attuazione degli interventi e quindi anche diciamo, di verificarne l'attuazione, l'efficacia in termini di risultati e anche la correttezza, diciamo, dei processi che vengono svolti per attuare questi interventi. Naturalmente occorre fare una premessa, gli interventi finanziati sono decine di migliaia e quindi non immaginate che un ente nazionale possa, diciamo, svolgere dei controlli a tutto campo rispetto a tutti gli interventi che vengono realizzati. Nel nostro ordinamento c'è un principio di sussidiarietà e è una ripartizione anche delle responsabilità. Se dei fondi nazionali vengono assegnati a una regione che poi attiva, diciamo, gli enti locali del suo territorio, naturalmente sono tutte amministrazioni pubbliche, ognuna al suo livello amministrativo e di azione operativo dovrà procedere secondo, diciamo, secondo le regole. Per quanto ci riguarda come agenzia, diciamo, il nostro strumento principale per il controllo degli interventi è un sistema di monitoraggio. Quindi una banca dati, il Sistema Nazionale di Monitoraggio gestito tra l'altro dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si chiama Banca Dati Unitaria, BDU, dove tutti gli interventi finanziati dalle politiche di coesione devono trovare, diciamo, collocazione in termini di finanziamento concesso e di avanzamento, sia procedurale, cioè pensate che decidiamo di fare un intervento, viene fatto uno studio di fattibilità, viene realizzata una progettazione, un progetto di fattibilità tecnica ed economica, poi i livelli di progettazione vanno avanti fino all'esecutivo e poi comincia l'attuazione del progetto, per esempio nel caso di lavori pubblici, con dei lavori pubblici affidati tramite una gara a cui partecipano le imprese titolate, diciamo con le caratteristiche per partecipare a questa gara. La gara è una gara pubblica e viene affidata secondo il codice degli appalti pubblici, che è una norma nazionale che garantisce quindi la corretta esecuzione dell'intervento. Tutte queste fasi, che sono in capo magari ad un comune come il vostro, no? Che ha ricevuto il finanziamento per fare quell'intervento, tutte queste fasi devono essere registrate nel sistema di monitoraggio, sia in termini di appunto di procedura che si è attivata, in che data, sia in termini di avanzamento finanziario, quanto si è speso e perché. Quindi nel sistema di monitoraggio vengono anche caricati documenti che diciamo certificano l'avvenuta fase di quell'avanzamento procedurale. Quindi, diciamo, in questa grande banca dati, la banca dati unitaria, è possibile rintracciare tutti i dati relativi a quel progetto e al suo avanzamento, sia fisico, in termini di realizzazioni che il progetto mette a terra, diciamo, sia in termini di spesa, ma anche appunto tutti gli atti amministrativi che sono stati necessari alla sua attuazione. Quindi il primo, diciamo, il primo,
strumento fondamentale per diciamo, effettuare i controlli è questa banca dati che ci racconta un po' quello che sta accadendo sul territorio. Qui apro una parentesi dolente. Non è, è un'attività che diciamo, in termini di tempo magari a un responsabile del procedimento di un comune o magari anche di un piccolo comune che ha molte gare in corso. Spesso questi dati di monitoraggio diciamo, fanno un po' fatica a essere implementati, essere questo sistema di monitoraggio ad essere correttamente implementato. Però se non viene correttamente implementato ci sono diciamo, delle leve da agire perché non vengono il finanziamento viene sempre consegnato in tranche successive e quindi non vengono rimborsate le successive tranche di pagamento. Questo diciamo dal punto di vista. Poi i controlli, oltre che diciamo, a partire da questo strumento fondamentale che vi ripeto, è una banca dati informatica, in cui vengono appunto conferiti tutti i dati raccolti dalle singole amministrazioni, attuati dalle singole amministrazioni che hanno beneficiato del finanziamento. Poi c'è un sistema dei controlli anche, diciamo, più articolato. Per esempio, sui programmi europei sono previste dai regolamenti comunitari, ma su questo sarebbe stato più adatto Gianluca Comugnello forse a riferire di quanto possa esserlo io. Comunque, i regolamenti comunitari prevedono una serie di figure nella gestione di un programma di investimento, come il programma operativo regionale vostro, per esempio sul FESR, dove l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, dei compiti precisi e regolamentati per far sì che sia diciamo, le procedure seguite per attuare un intervento, come vi ho detto prima, l'attuazione di un intervento è una vicenda complessa, no? Che parte da degli atti tecnici amministrativi e poi si deve concretizzare effettivamente nel territorio con l'intervento realizzato. Quindi l'autorità di gestione del programma deve assicurare che questa valutazione sia possibile individuando un responsabile della certificazione e un responsabile dell'audit e poi ognuno di loro deve svolgere il suo compito. L'autorità di audit, perché voi penso che siate più incuriositi dal controllo del singolo intervento, il singolo intervento come lo controllate voi a livello nazionale? Non è possibile farlo su tutti gli interventi finanziati. Quindi i controlli sono fatti a campione. Quando questa autorità di audit, che è un dirigente dell'amministrazione, verifica che c'è un problema nell'attuazione procedurale oppure in un campione statistico che individua, diciamo, nel pacchetto di interventi di quel singolo programma, individua statisticamente un campione rappresentativo, allora si possono fare anche dei controlli sul campo ed andare a vedere cosa effettivamente è successo. Spero di essere stata chiara. Non è una domanda semplice da raccontare perché il sistema di gestione e controllo insomma, degli interventi della coesione. Però, ripeto, lo strumento fondamentale è questa banca dati di monitoraggio che ogni 2 mesi viene aggiornata, deve essere aggiornata per capire l'avanzamento dei progetti. Se Grazie, avete grazie. domande per capire meglio, fatemele voi, non so che dirvi. Grazie, in realtà i ragazzi partono proprio da questo, dai progetti che sono esposti sul portale Open Coesione, naturalmente, che derivano proprio, i cui dati derivano proprio dalla BDU, dalla banca dati unitaria del sistema di monitoraggio centrale. Però insomma, è molto importante appunto ricapitolare e entrare un po' più nello specifico su quello che appunto sono i processi, che sono molto complessi, molto elaborati, e chiaramente Federica, sono d'accordo con lui, è difficilissimo sintetizzare in 5 minuti appunto tutto il sistema di monitoraggio che c'è dietro agli interventi finanziati delle politiche di coesione, però Open Coesione, la scuola di Open Coesione offre anche una panoramica, seppure in pillole, anche su questo. Insomma, i ragazzi devono ricordare che il lavoro svolto durante le loro ricerche e monitoraggio civico riguarda esattamente quello che ha detto Federica, cioè i dati che provengono
dalla banca dati unitaria, dalla ragioneria centrale, dalla ragioneria dello Stato. Grazie. C'è un'altra domanda dal Molise, da Riccia, per Gianluca Comuniello della Commissione europea, credo. Sì. Prego, sì, allora vai Pasquale. In che modo le politiche comunitarie intervengono per migliorare lo sviluppo delle nostre aree rurali? Anche questa è una domanda un po' ampia e vasta che in 5 minuti Gianluca saprà sicuramente soddisfare. Ecco. Come no? Allora, intanto complimenti alla dottoressa Tarducci perché effettivamente non era semplice addentrarsi nel sistema di gestione e controllo in 5 minuti. Dunque, grazie per la domanda. Sì, la risposta breve è sì, che le politiche comunitarie hanno storicamente un occhio di riguardo per le zone rurali, nel senso che avete sentito parlare sicuramente della PAC, della politica agricola comune, di quelli che sono i piani di sviluppo rurale che vengano attuati anche a livello regionale, anche in Italia. Diciamo che la novità negli anni recenti, nel periodo di programmazione 21-27, è che la Commissione ha voluto dare un'ulteriore attenzione alle tematiche dello sviluppo rurale e delle aree rurali, ha proposto una visione a lungo termine per lo sviluppo delle aree rurali, una visione, un piano d'azione che si concentrano su quattro principali settori di intervento e che vogliono fondamentalmente evitare di lavorare a compartimenti stagni, nel senso che, come ho detto, ci sono strumenti che lavorano già sulle zone rurali, ma finora forse hanno lavorato un po' avulsi dagli altri strumenti comunitari. Quindi il nuovo piano di azione vuole far sì che le zone rurali partecipino a un percorso che le renda più forti, nel senso di migliorare il loro accesso ai servizi che sono più facilmente ottenibili, per esempio nelle zone urbane, più forti anche intervenendo sull'opportunità di avere un'innovazione sociale nelle aree rurali, renderle più connesse, perché sapete meglio di me che un problema delle aree remote rurali è quello delle possibilità di trasporto per raggiungere le città, ma non solo connesse nel senso tradizionale del termine, ma anche connesse digitalmente, quindi di far arrivare una buona connessione digitale anche nelle aree rurali, renderle in questo modo più resilienti anche rispetto a quelli che possono essere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, gli effetti negativi del riscaldamento globale e quindi provare a intercettare anche una pianificazione più attenta dal punto di vista territoriale, da questo punto di vista, e in ultima analisi rendere le aree rurali un po' più prospere, diversificando le attività economiche possibili, quindi non concentrarsi solo appunto sull'agricoltura, ma rendere possibili altre attività anche nelle zone rurali. La novità, perché spesso i piani di azione sono belli da leggere, ma poi concretamente non hanno un risvolto concreto. Invece la novità, credo, di questa visione della Commissione è che ci sarà già un momento di verifica importante l'anno prossimo, in cui si proverà a vedere come i fondi per la politica di coesione 21-27 si stanno organizzando rispetto allo sviluppo rurale, all'opportunità di dare maggiore attenzione alle zone rurali. Da questo punto di vista abbiamo la fortuna di avere una commissaria, la commissaria Ferreira, che tiene molto a questo tema e quindi ci sarà un percorso nel periodo di programmazione 21-27 che sono sicuro
proseguirà anche nei successivi periodi di programmazione in cui la sinergia fra aree rurali e aree urbane verrà messa molto più sotto la lente di ingrandimento dal punto di vista della Commissione, in modo che le risorse finanziarie spese nelle aree rurali vengano messe a sistema con quanto succede anche in altre zone del paese, secondo gli obiettivi che ho menzionato prima. Questa è un po' in grandi linee la risposta che mi sento di dare. Grazie. Grazie Gianluca, grandi linee però che hanno toccato veramente insomma sia lo stato dell'arte che le novità in relazione a quello che l'Europa fa per le politiche, per le aree rurali e che cosa accadrà nel prossimo ciclo di programmazione. Quindi direi ragazzi, siete soddisfatti dalle risposte dei nostri interlocutori esperti istituzionali? Direi di sì, quindi grazie anche per le vostre domande naturalmente. E passiamo, stiamo un po' leggermente sforando i tempi che ci eravamo dati, ma questo era inevitabile dato appunto la numerosità dei team di oggi e la necessità di dare le risposte giuste e adeguate a tutti. Ci sono altre due domande che arrivano dai paladini dei Trattori, da Tricase, Lecce, dall'Istituto Don Tonino Bello, dal team appunto dei paladini dei Trattori. Rivolte, io insomma, passerei la parola a Alessio Guglielmo e a Divia Massaro che hanno delle domande da rivolgere, in particolare credo per ancora Federica Carducci dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ma anche Oriana Cuccu del Dipartimento, naturalmente deve sentirsi libera appunto di intervenire anche nella risposta. Infine, chiuderemo con l'ultima domanda a Gianluca Comuniero della Commissione Europea. A voi, paladini dei Trattori. Grazie. Uno dei punti di forza del progetto monitorato è stato quello di inserire nella rete del sistema tutto il patrimonio ambientale e culturale, distribuito in maniera puntiforme sul nostro territorio. Il SAC ha così incentivato il potenziale attrattivo dell'entroterra salentino, più di quanto. Più di quanto avrebbe potuto fare le risorse locali se sicuramente. Scusate ragazzi, potete ripetere la domanda? Scusate, vi chiedo di ripetere la domanda perché non l'abbiamo sentita benissimo, ok? Perché si sentono un po' il rumore di sottofondo. Grazie. Uno dei punti di forza del progetto monitorato è stato quello di inserire nella rete del sistema tutto il patrimonio ambientale e culturale distribuito in maniera puntiforme sul nostro territorio. Il SAC è così incentivato in potenziale attrattivo dell'entroterra salentino, più di quanto avrebbe potuto fare le risorse locali se considerate isolatamente. Quali sono le altre strategie, oltre quella di fare sistema attraverso con le politiche di coesione adattano gli interventi della diversità di ogni territorio? Ok, allora, quindi quali sono le strategie, oltre a quelle del SAC, diciamo, delle politiche di coesione, che intervengono per favorire, diciamo, per aggiustare diversità e valorizzare diversità di ogni territorio? Questa è la domanda che faceva riferimento, naturalmente, in partenza al vostro progetto che riguardava appunto le serre salentine. Quindi rivolgo appunto questa domanda a Federica Tarducci, ma anche Oriana, ovviamente, se vuole intervenire. Prego. Allora, dunque, innanzitutto, diciamo, noi non facciamo programmazione direttamente, quindi, diciamo, queste iniziative è bene che devono nascere assolutamente dal territorio stesso, perché altrimenti dall'alto una strategia di sviluppo locale basata sulle risorse, diciamo, presenti nel territorio. È difficile da individuare. Noi abbiamo sempre favorito i progetti integrati e continuiamo a favorirli in ogni. Adesso, per esempio, stiamo definendo dei contratti istituzionali di sviluppo, che sono degli strumenti per mettere insieme proprio
progetti coerenti e complementari in un territorio ben individuato, secondo, diciamo, un'idea strategica del territorio. Quindi noi favoriamo l'aggregazione e l'integrazione dei progetti che valorizzano le peculiarità territoriali. Però più spesso, diciamo, dovrebbero essere i territori stessi, come è stato nel vostro caso, diciamo, a individuare le diverse vocazioni e potenzialità e proporle al finanziamento dei diversi strumenti che ci sono. Una delle eccezioni a questo ragionamento che ho fatto e di cui forse potrebbe parlare, se ne ha voglia, un po' meglio Oriana Cucco, è la Strategia Nazionale per le Aree Interne, che è partita a livello nazionale, ha individuato, su questo potete trovare sul sito sia del Dipartimento che dell'Agenzia tutte le informazioni più utili. Ha individuato dei territori fragili e marginali all'interno del nostro paese sulla base di parametri, diciamo, oggettivi. Sono 72 aree interne nel nostro territorio e lì, diciamo, è stata, partendo dal basso, quindi dal dialogo con i soggetti e con gli interlocutori locali, è stato individuato un insieme di interventi che sia sul fronte dei servizi essenziali, che sono l'unica garanzia perché un progetto possa, cioè non si può pensare al turismo se non c'è salute, se non c'è trasporto, no? Se non c'è se non c'è sicurezza, se non c'è la sicurezza. Quindi sulla base di servizi essenziali può innescare dei processi di sviluppo locale che appunto tenessero conto e valorizzassero le potenzialità di quel territorio. Però diciamo, la strategia aree interne è una strategia molto importante che adesso ha visto partire molti interventi e riguarda veramente la metà dei comuni italiani, praticamente sono aree interne. Però, ripeto, queste iniziative, a mio parere, non possono che partire proprio dal basso, dai territori, e voi potete essere degli attori fondamentali per promuovere questo tipo di sviluppo. Non so se Oriana vuole dire qualcosa. Ma sì, voglio dire pochissime cose, visto che il tempo è poco, altrimenti parlerei con i ragazzi per tutto il giorno, ma il tempo ce lo impedisce. E, sì, è certamente importante quello che sottolinea Federica, e cioè che ci sia una coalizione territoriale che esprime i propri fabbisogni e che trova risposta a quei fabbisogni attraverso la costruzione di un progetto integrato di scala territoriale. Però riguardo all'esperienza dei SAC, vorrei dire questo, che in realtà i SAC sono uno dei modi attraverso cui organizzare l'offerta territoriale, molto interessante, e che infatti è stato oggetto anche di valutazione e di approfondimento per l'interesse che ha suscitato. Ma questi SAC in realtà rispondono anche a delle indicazioni strategiche che sono state date anche a livello nazionale, alla luce della conoscenza del territorio e degli approfondimenti fatti, e cioè una cosa che voi avete detto en passant formulando la domanda e anche quando avete poi presentato brevemente il progetto, cioè in alcuni territori puntare soltanto su una risorsa da sola ai fini dello sviluppo turistico non può funzionare. Perché nei territori in cui vi è una presenza diffusa fra patrimonio culturale, ad esempio, e patrimonio ambientale, tu guardi a questa offerta territoriale nel suo insieme, quindi ragionando in termini, tra virgolette, di sistemi culturali e ambientali, o altrimenti, diciamo, non costruisci nessuna offerta che possa essere di interesse per una domanda di visita o di fruizione o di turismo, se volete. Quindi questa indicazione strategica in realtà era presente fin dal quadro di riferimento nazionale nel 2007-2013, nel 2014-2020 era stata confermata, ancorché con alcune precisazioni, ma ancora oggi è molto valida. E mi aggancio, non ci fermiamo a parlare della strategia nazionale di aree interne, ma nelle aree interne del paese, dove non esiste quel grande patrimonio attrattivo, no? Di grandi poli, ma esiste un patrimonio diffuso,
anche nell'esperienza che abbiamo già maturato nel 14-20, molte aree hanno scelto come idea di sviluppo la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, integrandole insieme. Quindi è una strategia che va perseguita in moltissimi dei posti, soprattutto quando si vogliono togliere, come vogliamo togliere, diciamo, i flussi turistici concentrati in alcuni luoghi, il balneare, no? Nei grandi attrattori culturali, tutti a Pompei, tutti, no? Insomma, a mare in un mese l'anno, eccetera. Questo tipo di strategia, se gli si danno gambe solide, e mi sembra che l'esperienza dei SAC sia abbastanza buona anche alla luce di quello che avete osservato voi, sia la strada da perseguire anche in futuro. Grazie, grazie Federica, grazie Oriana. C'è un'ultima domanda che chiude Gianmarco, questa. scusa, Gianmarco, scusa, intervengo dal Cattleya. Siccome abbiamo fatto forse un errore di valutazione degli orari, siccome i docenti adesso hanno il cambio d'ora, perché pensavamo perché noi abbiamo a mezzogiorno e un quarto il cambio d'ora, siamo costretti a lasciare a malincuore la conferenza. Vi salutiamo tutti Professore, e grazie, grazie. scusateci per Stiamo per questo. chiudere anche noi. Grazie. Un saluto a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Grazie, grazie, grazie ragazzi. Arrivederci, Grazie a tutti, grazie. grazie a tutti. Grazie. Che meraviglia. Adesso chiudiamo, ecco, stiamo avvicinandoci anche noi alla chiusura, ovviamente, del nostro Aso Talk con un po' di ritardo e abbiamo un'ultimissima domanda dai padrini di Trattori per Gianluca Comuniello da Bruxelles. Prego, ragazzi. Grazie. L'Unione Europea punta alla coesione economica e sociale delle proprie regioni. In merito allo sviluppo in questi settori, qual è la situazione italiana rispetto al contesto europeo? Quali sono invece le eccellenze italiane che possono rappresentare esempi a cui fare riferimento? Una domanda onnicomprensiva su quella che è la situazione sociale e economica in Italia e quali sono le eccellenze che possono appunto portarla un po' più su. Gianluca, prego. Tutte domande a ampio spettro oggi, ok. Allora, no, grazie per la domanda. Ci sono secondo me un paio di considerazioni da fare generali sul fatto che l'Italia è un paese un po' particolare dal punto di vista della politica di coesione, nel senso che è un paese che vede già al suo interno delle grosse differenze a livello di sviluppo reale e attuale e di potenzialità di sviluppo stesso. La tematica che conoscete già tutti del divario nord-sud, che quindi è già intrapaese, ma anche all'interno delle singole regioni molto spesso c'è un divario fra zone urbane e zone rurali, il tema che i colleghi prima citavano delle aree interne, insomma, è un paese in cui la necessità di avere una coesione territoriale, sociale ed economica è proprio interna al paese stesso, prima ancora che con altre zone d'Europa. Quindi, forse non è un caso che da questo punto di vista l'Italia sia uno dei maggiori paesi riceventi di fondi europei. Lo è stato nel 2014-2020, periodo in cui l'Italia era il secondo paese beneficiario a livello europeo di fondi della politica di coesione. Lo è ma a maggior ragione nel 2021-2027, in cui ai fondi della politica di coesione, circa 40 miliardi della politica di coesione, si aggiunge la partita del Fondo per la Transizione Giusta che riguarderà le regioni di Sardegna e Puglia, e si aggiungono i fondi del Next Generation EU, che sono una quantità di risorse inusitata e senza precedenti. Questo ovviamente pone una serie di sfide all'Italia. La prima delle quali è quella che vediamo quantomeno qui a Bruxelles, che vediamo sia chiaro non solo in Italia ma anche in altri paesi europei, è quella della capacità amministrativa per digerire e mettere in moto questi fondi sul territorio, perché non è una sfida non banale assolutamente. Vi faccio un esempio concreto per capire quanto questa sfida possa essere complicata. Prendete piccoli comuni di aree rurali
Molto spesso sono situazioni in cui non c'è il personale che ha l'esperienza necessaria per portare avanti azioni complesse quali quelle richieste dalle politiche comunitarie. Quindi un ruolo, secondo me, di grandissima responsabilità hanno da questo punto di vista le regioni stesse. Un tempo c'era un ruolo delle province anche da questo punto di vista che è andato un po' a sparire, diciamo, ma le regioni hanno un ruolo di accompagnamento che è essenziale per il periodo 21-27 per quanto riguarda la possibilità di intercettare e mettere in moto questi fondi anche nelle aree più remote. La domanda mi sembra che voglia anche citare, voglia spingermi a citare esempi felici che ci sono in Italia e che possono essere presi come riferimento. Non sono particolarmente propenso a indicare cattivi alunni e buoni alunni dal punto di vista di un singolo paese perché se vedete le iniziative che facciamo come Commissione europea, ci sono regioni italiane che noi spesso chiamiamo dal punto di vista del proscenio europeo per raccontarci le loro esperienze. Lo abbiamo fatto spesso in passato con l'Emilia-Romagna, lo abbiamo fatto qualche volta nel corso del forum sulla coesione che facciamo ogni 3 anni con la Toscana, per esempio. Ci sono altre regioni che chiamiamo spesso a raccontare le loro esperienze, ma. Poi quello che succede in realtà è che in ogni singola regione vengono fuori dei progetti, delle attività, delle esperienze che sono delle gemme. L'unità in cui lavoro si occupa anche della competizione Regio Star, che è proprio una competizione che guarda quelle che sono le eccellenze nella politica di coesione. E nel recente passato abbiamo avuto progetti finalisti da un po' tutte le regioni, dalla Puglia con il progetto Diritti a scuola nel 2015, quindi un progetto che riguarda gli istituti scolastici e l'abbandono scolastico. Nel 2020 ricordo che c'era il Digital Lab della regione Campania, nella città di Napoli, che ha anche avuto un seguito molto importante e molto apprezzamento anche da accademici di altri paesi. Quindi la realtà è che ci sono buone pratiche sparse un po' per tutto il paese. La sfida è quella di mettere a sistema queste cose in modo che non siano buone pratiche isolate che predicano nel deserto, ma che trovino la possibilità di avere un livello medio che sia molto buono. Ecco, questa è la sfida perché date la quantità veramente ingente di risorse che l'Italia intercetterà nei prossimi anni, è un'occasione veramente, come dice spesso la commissaria, che capita una volta in una generazione e quindi bisogna farsi trovare pronti a spendere in maniera efficace questi più di 200 miliardi di euro che pioveranno sul nostro territorio perché veramente possono cambiare il volto delle nostre regioni. Grazie. Grazie, grazie Gianluca. Naturalmente nell'anno europeo dei giovani è sempre più importante il protagonismo delle giovani generazioni, insomma, su quello che riguardano in particolare lo sviluppo dei territori, quindi della coesione sociale, economica, culturale. Grazie, grazie. Abbiamo concluso il nostro round di domande. Abbiamo parlato veramente di tante cose oggi, dal risparmio energetico, risparmio idrico, le aree rurali e le politiche comunitarie in tempi di crisi, no? La gestione dell'emergenza anche, no? Idrogeologica, non solo, la difesa del territorio. Quelli che sono i processi di sistema, di gestione, di controllo dietro al monitoraggio dei dati. Sulle politiche, sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione, l'impatto civico le ricerche di monitoraggio civico possono produrre sui territori, sulle comunità di riferimento, ma anche sugli stessi interventi finanziati. Insomma, tutto quello che sono ingredienti del progetto Scuola di Open Coesione ed è stato un momento davvero molto importante per tutti noi, appunto, favorire questo dialogo, questo incontro tra i nostri ospiti che ringraziamo nuovamente, ringraziamo Gianluca Comuniello della DG Regio Commissione Europea, ringraziamo Oriana Cucco del Dipartimento Politiche di Coesione, Federica Tarducci dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'ingegnere Maurizio Iorfida della Regione
Calabria, dottoressa Monica Staibano della regione Campania. E ringraziamo naturalmente le protagoniste, i protagonisti di questi incontri, dialoghi istituzionali a cui appunto sono dedicati, che sono le nostre scuole, i nostri team, e sono il team controcorrente dal liceo Aldo Moro di Praia a Mare, il team Catreia che ci ha salutato poco fa, del Vitruvio Marco Poglioni di Castellammare di Stabia, il team Ghost Park del liceo scientifico di Riccia, in provincia di Campobasso, il team Paladini di Tratturi, dell'Istituto Superiore Don Torino Bello di Tricase, in provincia di Lecce. Grazie naturalmente a tutti i partecipanti, grazie un ringraziamento al team ASOC, insomma Nora, Ilaria, naturalmente Simona, responsabile iniziativa Open Coesione. Ecco, bello vedervi tutti quanti in video per i saluti finali e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo dialogo istituzionale ASOTalk che si terrà lunedì 10 ottobre. Grazie a tutti e a presto. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Ciao, grazie. Thank you.